Ciao. Il nostro TG in piazza stasera fa tappa a Col Fiorito. A 2 anni e mezzo dall'apertura della nuova Val di Chienti, il centro si riscopre meta sempre più. Un aumento di visitatori, più presenze nel fine settimana, sempre più numerosi gli amanti del trekking e ora anche qualche nuovo residente. Potrebbe prospettarsi un nuovo inizio per Col Fiorito dopo l'apertura della nuova Val di Chienti. A 2 anni e mezzo dall'inaugurazione della nuova strada che collega Foligno a Civitanova, accorciando così tempi e distanze, siamo andati a vedere. Lidia si è trasferita qui da Foligno 1 anno fa. Prima ci venivamo facendo tutte quelle strade tortuose, è una strada unica ma tortuosissima, frequentata da un sacco di camion, e invece poi c'è stata la strada nuova, e abbiamo votato contro. Lei è fra quelle che avevano abbiamo firmato contro la nuova infrastruttura. Sì, perché pensavamo a un impatto ambientale decisamente negativo, no? E amavamo troppo i posti, dico, verrà stravolto. E invece no, perché questa strada passa dentro le gallerie e non la vedi. Da Foligno si sale in meno di un quarto d'ora, e una volta qui lo scenario è mozzafiato. Siamo a circa 750 metri sul livello del mare. L'altopiano è composto in realtà da 7 conche che costituiscono il fondo di antichi bacini lacustri che si sono per lo più prosciugati, in parte naturalmente, in parte grazie all'opera dell'uomo. Il parco regionale di Col Fiorito è il più piccolo fra le aree protette dell'Umbria, costituisce un sito di interesse comunitario e con la sua palude è stato inserito nella convenzione di Ramsar che individua le aree umide di importanza internazionale. Il parco di Col Fiorito è denominato lo scrigno della biodiversità perché ci troviamo in questo contesto, in altura, e c'è questa bellissima palude. Questo permette a una migratoria stanziale di permanere a lungo tempo qui nel parco di Col Fiorito. La palude fra le montagne ospita un'avifauna di incredibile varietà, con la presenza di ben 155 specie, habitat ideale anche per specie a rischio estinzione. Troviamo la palude ghiacciata in questa fredda mattina d'inverno, gli uccelli restano nascosti ma li si sente in sottofondo, e ad ammirare questo paradiso nel fine settimana vengono in tanti. La nuova infrastruttura è stata per molti anni contrastata dalla popolazione perché pensava che non passando più il traffico all'interno degli abitati, gli abitati sarebbero morti. Invece si è rivelata un'opportunità e una cosa che facilita il collegamento, tant'è vero che le presenze nel fine settimana sono aumentate di circa il 30%. L'importanza naturalistica dell'area ha dato il via anche alla realizzazione di un museo tematico. Siamo al Museo Naturalistico del Parco di Col Fiorito. Questo museo è stato allestito qua dentro, in questa struttura, nel 2015, mentre prima era collocato in una casermetta, quindi in una struttura provvisoria, perché eravamo reduci dal terremoto del 97. Numerose le collezioni naturalistiche di avifauna, insetti, farfalle, più una sezione di geologia che rimanda alla formazione del territorio. Il museo si trova nell'area delle casermette, 7 edifici quasi identici proprio al centro del paese, che furono a lungo un campo di internamento. Questo era un campo militare già a partire dal 1882, quindi una struttura utilizzata per fini militari. Però durante la Seconda Guerra Mondiale questo campo venne adibito proprio a un campo di internamento, dove c'erano i prigionieri politici prevalentemente provenienti dal Montenegro. L'opera di recupero lo ha trasformato in sede per esercizi commerciali e per manifestazioni culturali. A 2 passi dalle casermette si trova il MAC, il Museo Archeologico della città. Questi territori furono abitati sin dall'antichità dagli antichi palestini umbri, quindi si hanno date certe dal X-IX secolo a.C. E questo museo appunto nasce da un'idea forte, cioè quella di testimoniare la civiltà dei palestini umbri dalle origini fino al periodo della romanizzazione.
Circa 1500 i reperti suddivisi in un dettagliato percorso cronologico fondamentale per conoscere il passato di quest'area che presenta molti siti visitabili. Dal passato a un presente, fatto anche di una serie di aziende specializzate nella produzione dei prodotti del territorio, lenticchie, legumi e anche la famosa patata rossa IGP di Colfiorito, alla quale nel mese di agosto, ormai da 40 anni, viene dedicata una sagra. Diciamo, di patata rossa se ne produce intorno ai 10.000-12.000 quintali. Di aziende che se ne occupano dalla produzione al confezionamento sono circa 35. L'area dell'Altopiano viene scelta sempre più spesso anche dagli amanti dello sport e anche quest'anno passeranno da qui la Pale Ultra Trail e la Fulginium Marathon Trekking. Ci sono poi tutti i percorsi inseriti nella carta dei sentieri e anche un progetto per fare sulla vecchia statale 77 un lungo percorso ciclistico da collegare con quelli già esistenti fra Umbria e Marche. Insomma, Colfiorito non sembra più così lontano.